Bentornati nel mio canale e in questo nuovo vlog. Questa settimana sono stata pessima perché non ho mai vloggato. Oggi è venerdì, però è anche il mio giorno libero, per cui ci sta che me la prendessi più comoda, più tranquilla e avessi anche tempo di vloggare. Questa settimana, vi giuro, non è successo assolutamente nulla degno di nota. Il gattino JD, che avete conosciuto lo scorso vlog, è ancora qui, però. E lo dico con un po' di tristezza, oggi è l'ultimo giorno perché questa sera andrà a casa i miei suoceri che saranno i futuri proprietari. E io, oddio, dove è finito? No, che la celeste ti. JD? JD? C'è la celeste lì sotto. C'è la celeste che ti soffierà adesso. No, è andata via. Per fortuna è andata via. Ok. Perché prima sentivo soffiare, eccola lì. JD! Tenta Celestina che c'è JD dietro. Beh, ecco, meglio, meglio, meglio andare via. Lui è qui. Allora, come sta JD? Dì ai nostri amici che non sto proprio benissimissimissimissimo. Ho sempre questo occhietto che mi dà fastidio. Quello che voi vedete a destra. Però sembrerebbe più un discorso neurologico che non di congiuntivite o problematiche dell'occhio. Lì c'è il treppiedi lì in fondo perché prima ho fatto delle foto con lui perché essendo l'ultimo giorno ho detto ne devo approfittare. Magari non mi interessano questi discorsi, però quando va di corpo a volte ho notato che va un po' troppo spesso, quindi adesso insomma sta prendendo dei bei fermenti lattici per rimetterlo un po' in sesto. Lui mangia come un lupo e poi gli ho fatto degli esami perché ci sono alcune cose che non mi tornano. Per chi non lo sapesse, lui ha avuto un trauma cranico un paio di settimane fa, molto grave, e quindi si sta rimettendo. Adesso è pieno di sonno. Amore, perché non vai un po' a nana? Perché non vai un po' a nana invece di giocare, che c'hai un sacco di sonno? Dai, vai qua dentro. Vai a nane tue. Tu vai sempre nelle tue nane qui, dai. Vai a nane. Vai a nane. No, come no? Vuole stare in giro. Vabbè, e quindi sì, non è proprio un gattino sanissimo al 100%. E vabbè, sono qua con ansia che aspetto gli esami del sangue per sapere insomma come va. Comunque, parliamo di cose più belle. Non è vero, amore? Io sono comunque dolcissimo, sempre più vivace, sempre più sveglio, sempre più, come si dice, monello anche. Ho imparato a fare le cose come voglio io. Quell'occhietto gonfio. Vi giuro che oggi è l'ultimo giorno che vedrete e sentirete parlare di lui così tanto, spero non vi annoi, è che appunto diciamo che queste ultime 2 settimane è stato il fulcro di tutte le mie intenzioni e i miei pensieri, per cui anche per quello non è che ci sia stato niente di chissà che novità e io sono stata anche un po' assente da Instagram eccetera perché il mio tempo libero era per lui. Tra l'altro, per portarlo da mia suocera prima devo passare nel negozio per animali perché lei non ha la lettiera, quindi mancherà andare a prendere la lettiera, la sabbietta e ancora un po' di scorte di pappe. E per il resto abbiamo tutto, magari gli prendo anche qualche giochino, quindi mi godo quest'ultima giornata con lui. Poi volevo mostrarvi, se mi mette a fuoco, la mia pelle. Allora, io non ho, non so se si veda bene. Io non ho fondotinta addosso. Ok? Ho, è vero, qualche puntino rosso qui. Ho messo un po' di fard. Però vedete che ho una bella pelle in questo periodo. La settimana scorsa, che poi non ho messo nel vlog perché era già abbastanza lungo, ho girato, diciamo, un piccolo pezzettino in cui vi mostravo la mia skincare routine. Siccome questa settimana non è successo un granché, ho deciso di inserirla in questo vlog. Quindi, siccome adesso io mi metterò a lavorare un pochettino a computer, vi lascio, ed è noioso, vi lascio quel pezzettino che può essere utile e interessante anche perché me l'avevate chiesto. Qualcuno mi aveva chiesto di parlare di che prodotti uso per la pelle perché appunto, avete visto che è abbastanza bella, pulita, luminosa.
E quindi adesso vi lascio quel pezzettino, io mi metto a lavorare, cerco di mettere JD a nanna. Oggi ho voglia di parlare con voi di skincare. Siccome mi sto trovando molto bene con alcuni prodotti, li uso da mesi e alcune di voi mi hanno chiesto che prodotti uso, se faccio un video sulla skincare, ho pensato di iniziare questo vlog proprio parlando di skincare e quindi adesso vi faccio vedere i prodotti che mi stanno piacendo di più. Tra l'altro adesso giro perché vi faccio vedere la mia pelle. Eccoci qua. Allora, oggi sono un po' truccata, ho messo un po' di fondotinta, ma al di là di quello, non so se notate, io non ho molte imperfezioni, ho sempre avuto una buona pelle, quindi non ho mai sofferto troppo di acne o cose del genere, per cui sì, non utilizzo prodotti super specifici, non saprei che cosa indicarvi in quel caso, però allo stesso tempo io ho sempre preso, mi sono sempre presa molto cura della mia pelle. E adesso vi faccio vedere con che cosa. Tra l'altro, tra il make-up e la skincare, amo molto di più la skincare. Tendo a spenderci più soldi perché penso che curare la propria pelle sia molto importante più che non truccarla. Dal momento che se poi si ha una bella pelle non occorre neanche metterci su tanta roba. Oggi un po' mi sono truccata e avevo voglia. Mentre, sì, spendere soldi per trucchi e poi non curarsi secondo me non ha molto senso. Per cui preferisco essere acqua sapone con una bella pelle curata, pulita, piuttosto che il contrario. Ho qui tutti i prodottini che uso e ve li faccio vedere. Eccoci qui, che carino questo piccolo spot con la pianta, il puff, i fiori secchi. Dovrei usarlo più spesso. Allora, sono qui con la mia cestina, qua ho messo tutto il mio make-up, il mio occorrente per la skincare. Sono tutti i prodotti che ho acquistato e tra l'altro che ho riacquistato più volte, nel senso che mi piacciono effettivamente tutti molto, per cui sono tranquilla nel parlarvene. Allora, per me la cosa principale, la cosa più importante di cui non potrei fare a meno è il detergente. Il detergente lo uso la mattina appena mi sveglio e la sera dopo aver rimosso il make-up. Faccio sempre due detersioni, la prima per rimuovere il make-up se ce l'ho e la seconda invece proprio con il detergente, quindi se non mi trucco farò solo una detersione, altrimenti ne faccio due. La prima, quella della mattina, perché cerco anche di alternare i prodotti per non abituare troppo la pelle, è questa qua, il detergente alla soia di Fresh. Questo barattolone, perché ho preso la versione più grande, costa un centinaio di euro, quindi è molto costoso. E l'ho preso perché a furia di prendere quelli più piccolini ho detto forse facendo due conti alla fine, anche se è una botta, conviene prendere questo. E lo adoro, adoro la consistenza, è un po' gelosa, adoro il profumo e io amo Fresh. Adesso vedrete, la maggior parte della mia skincare è con Fresh. Se non lo conoscete, è un brand che da poco tempo, da circa un anno, anche meno, è in vendita da Sephora. Lo conoscevo già da prima perché conoscevo il brand, ma non c'era un rivenditore in Italia, non era così facile riuscire ad acquistarlo. Invece adesso si trova quasi tutta la linea da Sephora, appunto. E questo è uno dei miei prodotti preferiti, quindi io la mattina inizio sempre con questo. Poi, l'altro detergente che uso, andiamo per prodotti, in realtà in questo momento è questo, che al contrario di quello di Fresh, questo è della L'Oreal, è assolutamente economico, lo trovate al supermercato. Appunto, questo lo uso dopo aver già struccato la faccia, perché è una seconda pulizia veloce. Appunto, utilizzo qualcosa che sia meno costoso, visto che devo solo ridare una sciacquata veloce, cerco di alternare, non posso acquistare tutti i prodotti super costosi, visto che la mattina utilizzo solo questo, la sera se prima uso lo struccante, poi la seconda passata veloce uso questo che è un po' meno caro, comunque è per pelli sensibili. Secondo me se si prendono prodotti non molto buoni qualitativamente, poi nulla da togliere a L'Oreal, anzi, però conviene utilizzare cose per pelli sensibili, per essere sicuri, insomma, di non avere poi rossori o problemi. Di Fresh utilizzo questi due prodotti
il tonico e il siero, li amo, questo l'avrò riacquistato 60 volte. Questo è il tonico alla rosa di Fresh e non so se si vede, ma qui all'interno ci sono dei petali di rosa, che è una cosa fighissima. E appunto ha un odore pazzesco. L'unica cosa di questi petali di rosa che dà un po' fastidio è che quando si arriva ad avere poco liquido all'interno tendono a tappare un attimino il buchetto, quindi bisogna un po' scuoterlo, un po' giocarci. Questo lo uso alternato al siero, quindi di solito questo lo uso la sera mi strucco, mi detergo di nuovo e poi utilizzo il tonico. Lo metto su un batuffolo di, non batuffolo, un dischetto di cotone di quelli riutilizzabili di bambù che si trovano su Amazon, ovviamente per non sprecarli, per non usare cose che non si possono rilavare, e quindi faccio un'ennesima passata. Quindi io dalla giornata di fatto faccio 3 passate: struccante, detergente e tonico, perché anche questo comunque passando è vero che ha la sua azione da tonico, però pulisce, fa un'altra pulizia. Quindi questo è il mio tonico. Io devo dire che non ho mai capito veramente l'utilizzo del tonico, cioè, da quello che ho capito serve a riequilibrare un attimino la cute, la sua biologia. Comunque io utilizzo questi prodotti perché effettivamente vedo che la mia pelle è bella e radiosa, pulita, non ha troppi problemi. Ovviamente anch'io, soprattutto se mangio qualcosa che non va o se ho problemi ormonali in quel momento, mi vengono fuori un po' di brufoletti, soprattutto dove utilizzerò mascherina, quindi la zona del mento, però insomma sono davvero contenta della mia pelle, non ho problemi. Spesso, spessissimo non mi trucco proprio perché non mi sento di averne bisogno. E vi dicevo, alternato uso il siero, anche questo alla rosa. E come vedete è bifasico, quindi ha una parte in sospensione, quindi va scosso bene, e qui applico un po' di gocce sul viso e poi massaggio. Tra l'altro questa bottiglietta, anche questa, costa tantissimi soldi, non mi ricordo quanto, ma questa vi dura una vita, ve lo garantisco. Mentre il tonico vedo che effettivamente poi lo ricambio più facilmente. Questa ce l'ho da, è la prima che compro, sono arrivata a metà, mi piace tantissimo. E sì, ce l'ho, mi sta durando in eternità, quindi alla fine vale anche la pena acquistarlo. Prima di passare alle creme, vi faccio vedere quest'altro prodotto che è sempre di Fresh ed è l'esfogliante alle fragole, zucchero e fragole, e ha un odore pazzesco, mi verrebbe da mangiarlo. Questo ormai è finito. Lo utilizzo al posto del detergente, magari la mattina quella volta che ho voglia di fare un po' di scrub. Vedo che almeno una volta alla settimana andrebbe fatto, e questo andrò probabilmente a riacquistarlo. E poi la pelle è molto più morbida, e se non la faccio poi vedo che anche col trucco faccio più fatica, perché ho tutte queste cellule morte che non vanno bene. Allora, includo nelle creme in realtà anche la maschera, sempre di Fresh, la maschera alla rosa. Anche questa è una versione mini, quelle che spesso mi capita di acquistare, tipo i cofanetti di Fresh, e ve li segnalo perché hanno più prodotti all'interno, quindi soprattutto se si vuole provare qualcosa in formato magari mini, e costano molto meno che acquistarli singolarmente. Quindi questo era in uno di quei pacchettini, ma è l'ennesima volta che la compro e mi piace moltissimo. È una maschera che io stendo con le mani, la lascio agire 10 minuti e poi la tolgo. È molto dolce, fa bene alla pelle, la nutre, la ridrata, e poi è morbidissima, quindi mi piace ogni tanto utilizzarlo. Poi è piccolo, quindi me la porto anche via. Per creme, allora, io utilizzo sempre 2 creme diverse, una la mattina e una la sera. La crema della mattina deve avere la protezione solare, quindi adesso io vi faccio vedere questa, che è quella che ho appena ricomprato e la
la utilizzo dall'università, quindi stiamo parlando da diversi anni, 5-6 anni che la conosco, ed è la famosa Ultra Facial Cream di Kiehl's. Questo è il barattolo più grande, perché la consumo, per cui conviene. E è una crema che sa da, tra l'altro, da crema solare. A me non dispiace l'odore, però non è chissà cosa. Ed è molto nutriente, secondo me niente di esageratamente speciale, però comunque è una buona crema anche per il costo che ha. Questo barattolone che dura una vita costa 50 euro, e appunto io utilizzo sempre la protezione solare, un po' perché io ho la pelle bianchissima, un po' perché in passato ho avuto problemi molto seri di ustioni al volto, e quindi ho bisogno di avere sempre la protezione solare anche in inverno. Quindi questa la mattina, e poi appunto è una cosa che vi ho già detto anche prima, io cerco di usare prodotti diversi per non abituare la pelle, perché è un prodotto che all'inizio funziona molto bene, se usato sempre con costanza poi c'è il rischio che smette di avere gli effetti benefici e la pelle come ci si abitui e quindi abbia bisogno di qualcosa di nuovo. Io ho visto questo su di me, e quindi per evitare ciò almeno mattina e sera utilizzo due cose diverse. La sera, dico la sera perché questa non ha purtroppo la protezione solare, se no la userei sempre perché l'adoro, la, indovina indovina, crema alla rosa di Fresh. Questa sì che ha un odore pazzesco di rosa, e mi piace tantissimo la consistenza che ha, mi piace come lascia la pelle, la adoro. Quindi prima di andare a letto mi faccio sempre questa bella coccola, mi metto questa crema. Rispetto ad altri prodotti di Fresh non è così costosa secondo me. Per quanto riguarda poi invece gli occhi, da un po' sto utilizzando questa dell'Occitane, che è questa Aqua Beauty, non so se si pronunci così, comunque è una crema occhi molto idratante che io adoro, soprattutto perché ha l'applicatore con i tre pallini, quindi uno schiaccia pochettino, esce dal buchetto centrale la crema e poi la massaggia, e queste palline che permettono di ruotare attorno agli occhi fanno un piccolo massaggio. Quindi devo dire che adesso cercherò sempre solo qualcosa del genere, perché io sono un po' pigra, non mi faccio mai grandi massaggi al viso, cosa che in realtà converrebbe anche fare, e questo me lo fa da solo, per cui è come una coccola in più. Questa la uso mattina e sera. In alternativa, che uso da anche questi tantissimi anni, è la crema occhi avocado di Kiehl's, super famosa, e anche questa è una buonissima crema per occhi. Tra l'altro di Kiehl's avevo provato anche, e forse mi piace anche di più di questa, la crema occhi, che ha sempre un barattolino del genere, anti-aging in realtà, solo che costa molto di più di quella all'avocado, quindi non la prendo sempre. Infine, parlando, vi ho detto che mi strucco, con cosa? Con questi due prodotti di Clinique. Questo è il Balm, ormai so più i termini inglesi che italiani, comunque, vediamo se me lo fa vedere. Questo è un burro, ecco, che è, all'inizio è un po' strano, non so bene come usarlo, dice ma cosa mi sto mettendo addosso? Proprio un burro che uno si spalma senza acqua e pian pianino massaggiando porta via il trucco, e funziona molto bene, perché è vero che faccio la seconda detersione, ma di solito, cioè per quanto riguarda quello che io mi trovo poi sull'asciugamano, questo rimuove praticamente tutto. Mentre sempre della stessa linea Tecnica Day Off uso il bifasico l'acqua micellare di Clinique per gli occhi e le labbra. Quindi utilizzo sempre questi due prodotti, tra l'altro ho di entrambi la versione travel, e quindi anche quando viaggio me li porto via con me. Mentre infine per le labbra, partendo dal fatto che secondo me il prodotto tra tutti che ho provato che più funziona per le labbra è quella di Dior, è il balsamo labbra di Dior, quello è pazzesco, però ovviamente ha un prezzo importante. Ultimamente sto usando questo Honey Trap di Lush, che è sempre un balsamo, si prende con le mani, l'ho quasi finito, e lo si spalma, e sa da
miele e cioccolato bianco, ha un gusto buonissimo. Bene, quindi questi sono tutti i prodotti che uso per la mia skincare, li adoro. Adoro Fresh, se potessi farei la loro testimonial, perché adoro i loro prodotti e non sono particolarmente conosciuti in Italia, cominciano adesso ad andare un po' più per la maggiore. È ora per me di tornare a editare un video e andare avanti con le cose che devo fare oggi. Eccoci qua! Sono le 5 quasi, il gattino lo porto di là alle 6 e mezza. Io ho legato i capelli dietro con una molletta perché nonostante sia metà settembre, qua dentro fa ancora caldissimo, ci sono 27 gradi, sto morendo di caldo. E tra l'altro siamo pieni di mosche qua dentro. Adesso ho appena pulito tutto per vedere se vanno via, non le sopporto più. Allora, vi faccio vedere cosa sto facendo. Qua sto preparando le cose che devo riportare ai miei suoceri che ci hanno prestato. Qui ci sono tutte le cose del piccolino, quindi medicine, giochi, qua sotto è pieno delle... Ho fatto scorta di cibo, di quello che sta mangiando, quindi questa è tutta la sua roba, manca solo lui praticamente, poi tutto pronto. Io mi sto, intanto che si stiamo guardando i video di Freddy My Love, e se lo sa Marco mi ammazza, ho deciso, siccome sto morendo di fame, non so perché, di farmi... uno spuntino del pane col burro d'arachidi, che è una delle mie enormi passioni nella vita, il burro d'arachidi. Ho deciso che sto pomeriggio, siccome non sono in vena di fare nulla di creativo, di importante, sistemerò casa, perché sì, sono agitata. And they are just superior at knitwear. They are like the master of knitwear on the high street. And this is so, so gorgeous. I'm obsessed with it. I know we're jumping ahead to winter a little bit, but when you buy a jumper, you want to wear it as much as possible. And I just love... Jenny, dove ti han portato? Dove ti han portato nella tua nuova casa? Mamma mia, ma hai una casa bellissima, è enorme. Poi questa stanza è tutta per te? È tutta per te. Abbiamo il tiragrafi nuovo per cuccioli, la lettiera nuova, già fatto la pipì, c'è la pallina. Qui c'è la sua nanna per stasera, ha le ciotoline, cioè ha i giochi che ha ereditato dai miei gatti. E quindi lui dorme qua queste prime notti e poi pian pianino gli si aprirà la porta, ma in realtà già, è già andato in tutta la casa a esplorare. Amore! Mamma, che bravo che sei a giocare! Mi sono anche arrampicato qui, su, fino a su, solo che poi non sapevo più scendere. Vero, amore? Sto imparando? Ho anche già mangiato, sono veramente un gattino in gamba, sono in gamba. E la mamma adesso è più tranquilla, adesso che mi ha visto qui, che gioco, che mi muovo. Vero? Vero? La mamma è più tranquilla. E poi noi ci vediamo, domenica, fra due giorni. Buongiorno, è domenica mattina. Ieri non è stata una giornata particolarmente emozionante, per cui non ho più vloggato, cioè di fatto da quando ci siamo alzati fino a sera io e Marco abbiamo sempre e solo lavorato in casa, quindi io ho pulito tutta la casa e lui ha lavorato in giardino, per cui non è stata una giornata particolarmente interessante. Poi è venuto a trovarci un amico, quindi sì, non ho tirato fuori la macchinetta, tra l'altro poi ero vestita uguale a oggi, cioè pantaloni di intimissimi marroni e questa vecchia camicetta di tattoo. Marrone, beige e bianco mi piacciono tantissimo oltretutto, e so che il marrone, questo marrone in particolare, non è nella mia palette perché essendo inverno non lo è, però essendo lontano dal viso non è un problema, quindi se dovete indossare dei colori che sapete che non vi stanno benissimo, indossateli come pantaloni, gonna eccetera. E infatti qui ho il bianco che è uno dei miei colori, bianco bianco bianco. Oggi è domenica e adesso ci stiamo preparando per tornare dai miei suoceri per pranzo, così rivediamo JD, mi manca un sacco, mi ha mandato delle foto mia suocera ed era sul divano, spaparanzato, quindi mi ha rassicurato tanto, però appunto oggi stiamo un po' con lui pomeriggio, non vedo l'ora, mi manca un sacco. E invece non vi ho più detto che...
Venerdì sera poi io e Marco siamo andati al cinema a vedere Dune, il nuovo film che è stato anche al cinema, al Festival del Cinema di Venezia, eccetera, e mi è piaciuto molto. Ve lo consiglio se siete amanti soprattutto di fantasy, storie fantascientifiche, fantasiose. Bello, bello, mi è piaciuto molto. E soprattutto mi è piaciuto tornare al cinema. Quello sì, mi mancava un sacco. Cioè è un po' triste vedere i cinema semi vuoto, semi deserto, hanno chiuso i negozi che c'erano all'interno, però poi l'esperienza dell'essere dentro la sala, adesso si può tornare anche a mangiare popcorn, eccetera. Con la musica, lo schermo gigante, eravamo nella sala più grande, è stato bellissimo, mi è piaciuto un sacco. Oggi sarà un'altra giornata super di relax. Adesso stavo guardando la pianta qua, voi non la vedete, ma ha già cominciato a star male. Io non lo so, io l'ho dato una volta l'acqua in 2 settimane che ce l'ho e sta male. Che cavolo ho sbagliato, vorrei sapere, vabbè, pazienza. Allora, siccome non so bene che cosa vloggerò sto pomeriggio, io per sicurezza vi saluto qui. Vi ringrazio per aver guardato questo video e niente, ci vediamo lunedì, sempre qui sul mio canale. Guardate qui chi c'è! JD che mangia! Te la stai spassando tu qui, mi sembra. Faccio le nane, mangio. Faccio tutto quello che devo fare. Cosa fai nel tunnel? Cucù! Cosa fai nel tunnel? Vediamo se glielo mettiamo più vicino, se sale. Lo guarda. Ciao! Cosa fai nel scimmiotto? Dai, hai mangiato abbastanza. Sì, sì. Ha fatto la pipì? Che c'è? Se vuoi gli metto la... Chi c'è qui così bello? Ah, si fa di quelli e salta sullo specchio. Ah, là. Sì. È preso lo specchio. Ah, lì, è vero. Ah, perché è la sua altezza. Sì. E si è preso di quelle craniate. Perché ci corre incontro. Cosa fai lì dentro? L'avevi vista la mano? Io avrò migliaia di foto dei miei gatti e ancora penso che dovevo fargliene di più. Questo ci piace tantissimo. Perché oggi le voglio.